Il campanile è stato costruito tra il 1732 e il 1735. 5 anni dopo il governatore affidarono l'incarico a Paolo Vasta di disegnare la facciata. Progettò questa facciata e lui ha fatto vedere geniale che dà l'idea che sia una chiesa a 3 navate, invece a 2. Stava un'unica navata. E la storia del monocampaniere? Il Gravagno, il professor Sciacca, sul discorso del monocampanile non ne parlo. Non ne parlo. Perché c'era anche il discorso della meridiana della cattedrale? Ma la meridiana è stata fatta dopo, perciò non penso. Allora, quindi la meridiana la possiamo escludere. La meridiana è dell'800, invece il campanile è stato fatto prima. Anche in cattedrale ce n'era uno solo, Ah, il sì? campanile. Il secondo campanile è stato fatto alla fine dell'800. Ah. Quindi non era neanche una cosa che inusuale, va? Per il Ma periodo. sicuramente, o non si è già pensato. Infatti Paolo Vasta se l'è ritrovato, che ha studiato questa facciata. La volta a botte è del 1790, che tutto all'interno è stato ristrutturato, che già c'era il legnamato. Quindi il tetto è in legno. Questo è sopra tetto, mentre questo è tutto il stucco. L'interno. Ah, perché praticamente prima il tetto era visto da sotto? Forse ci devono essere dei pannelli. Dei Ah. pannelli con dei dipinti, qualcosa. Perché non penso che era così grezzo. E poi dopo è stato ristrutturato. Difatti ci sono state aggiunte le colonne all'interno. È stato fatto questo tetto così. Che ognuno provvedeva in futuro per la sepoltura. San Giuseppe, Arrara, San Pietro, San Sebastiano, tutte le chiese, Oticitria, Sant'Antonio, ogni Avevano chiesa ha la sua sepoltura, certo. Il cimitero non ce n'erano più. Infatti poi dopo, nel primo dell'Ottocento, con le nuove leggi, poi furono tutte svuotate e portate all'ossaio, sono tutto al cimitero. Invece c'è la tomba dei caduti, l'ossaio, su tutti i resti faccio sotto il tratto. Infatti, Paolo Vasta ha trovato la sepoltura qua, qui c'è la fresca San Bastiano e poi si è perduto. Per premio? Ma no, non si sa, o per premio o per indigenza. Vero? Questo è il famoso Palazzo Venezia. La cappella di Casalotto, che è un pezzo di lì. In fondo. Quella è la cappella che si vede all'autostrada, la cappella funerale di Casalotto. Vedendo in linea con Certo, dai, c'è tutto quel gruppo di case, là dove siamo a Sant'Agata. Infatti sono già le antenne del palazzo, il palazzo ragazza, questo si vedeva pure lì. Questo è il terzo ordine. Questo non c'era nel progetto di Vasta. Questo l'hanno aggiunto nel 765. La croce, questa di qua, è un dono della prima unione del 32. C'è anche l'articolo sul giornale, poi te lo posto. La cappella del Divino Amore. Che c'è a pagamento, perciò serve tutto il castello di Agito,
giocare a un biglietto per 5 euro, 6 euro. Alla città Castello. Ah sì, sì, no, c'è un po' di dire. Sì, no, non ricordo. Ma non mi ricordo quanto... È bello, sì, però... E' caro, non siamo capaci di... Queste gradine sono ricercate, che qua è tutto lavorato, questo, quest'altro. Quindi sono avanzati, no? L'hanno ma penso sì, sono parte. Scarti di, o della vecchia chiesa, della vecchia facciata, perché poi gli altri sono in pietra lavica. Mi stai aspettando il casco? Sì. Non un casco. Che sei incastrato? Perché non posso cascare. Posso cascare solo in avanti. Di Santa Placida. Non Brigida, come dico. E che si sa? Niente. Ma come... Questi sono corpi di sacrati della catacomba romana. Questo non è... Tante luce. Porto ossigeno. Una cosa conservata.